La lunghezza della gara. Polemiche, discussioni animate, delusioni, entusiasmi. Tutto questo è regata, competizione massacrante, sport puro, secondo a nessuno. I curiosi soprannomi dei regatanti più famosi saranno custoditi fedelmente nella memoria di ogni veneziano, che ne condivide in prima persona l'impegno e la passione, cimentandosi nello stesso ambiente e con i medesimi strumenti. Dallo specchio d'acqua dell'antico arsenale escono grosse barche da parata. Sono le Bissone, ricostruzione fedele di natanti, in uso già ai tempi della Serenissima. Allegorie, simboli, immagini esotiche di gusto barocco ricordano le glorie della città. È la prima domenica di settembre. Come ogni anno, la regata storica vive questo prologo. La stagione remiera si appresta a riassumere in un sol giorno le sue motivazioni. Folclore, spettacolo, agonismo trovano nel Canal Grande il loro scenario ideale. Le barche di rappresentanza delle principali società remiere aprono, secondo un cerimoniale ormai collaudato, l'attesa sfilata tra due rive colme di folla. La parte rievocativa trova nelle Bissone e nei costumi dei figuranti un primo momento spettacolare di grande suggestione. Poi il galeone più imponente, la Serenissima, adornato dei gonfaloni delle quattro repubbliche marinare, Venezia, Genova, Pisa ed Amalfi. È il ricordo della entusiastica accoglienza tributata nel XV secolo dalla Repubblica di Venezia a Caterina Cornaro, figlia prediletta, per aver donato alla città l'isola di Cipro di cui era sovrana. La luce del pomeriggio accende di nuovi riflessi le tinte dorate della città. Venezia sfoggia nella finzione il suo abito regale. È giunto il momento in cui si brucia la stagione agonistica. Le barche, agili o pesanti, offrono occasioni ed emozioni diverse. I giovanissimi aprono la serie delle competizioni. Sono già degli atleti, destinati nel volgere di pochi anni a partecipare alle prove più impegnative. Ma sono pur sempre dei ragazzi, spesso traditi dalla tensione di vivere un'esperienza sullo stesso tracciato e di fronte allo stesso pubblico che fra poco tiferà per i campioni già riconosciuti. Nel succedersi delle gare, le donne continuano una tradizione secolare della Serenissima che non ammetteva, perlomeno nello sport, distinzioni di sesso. In passato erano le isole a fornire le atlete più valide, perché la vita stessa di quelle comunità imponeva l'uso quotidiano della barca. Ora, l'estrazione delle contendenti è la più varia e la selezione si attua per autentica passione sportiva, maturata nel quadro della rinascita della voga alla veneta.
Ogni equipaggio rappresenta un'isola, mine, tipiche imbarcazioni da carico, sfruttate ancora oggi per il trasporto. Per i 6 vogatori di ciascuna barca, un eccezionale impegno fisico dovuto alla sua pesantezza. Non è concesso un attimo di respiro. I muscoli sono tesi costantemente allo spasimo. Il pubblico dimostra di comprendere la spinta esasperata dei remi e si accende in una partecipazione che abbina al campanile il sincero riconoscimento sportivo. In una gara che non concede spazio all'astuzia e al virtuosismo, la vittoria è solo del più forte. Al calar della sera, la regata più attesa. Quella regata storica che perpetua una tradizione di oltre 700 anni. All'altezza del Palazzo dei Dogi, l'abilità e la forza hanno già delineato le posizioni. Nella sinuosa corsia del Canal Grande, ogni equipaggio vigila per difendersi ed attaccare. Per i regatanti, arrivare alla conquista di una bandiera può essere il coronamento di una vita sportiva. Il vincitore di una storica sa che il suo nome, il giorno dopo, sarà sulla bocca di tutti. Qualcuno ha scritto che con la regata il leone continua a ruggire e che attraverso la voga Venezia dimostra ancora una volta una incredibile capacità di rinascere, di vivere la comunità. Da parte nostra, più semplicemente, proponiamo la testimonianza di chi ha aperto queste immagini. A Ciaci il compito di concludere il nostro discorso. Ho vinto 3 delle regate storiche, 18 a un remo e 19 la regata ad un remo in gondola, che è la più massacrante regata che sia. E un'altra grande soddisfazione è stata partecipare ad Olimpiadi. Però questo sport a livello agonistico non è un sport per divertimento, bisogna sacrificare tutta una vita se si vuole arrivare a risultati come qui che sono arrivato a me. E che sono molto contento. E sono anche contento di un'altra roba, di vedere che a Venezia esporteremo un risveglio su questi ultimi anni enormi. E quello che desidero maggiormente vorrei che ancora in tenera età dei fiori delle scuole cominciasse a vogare, non dico da maestri, da persone che insegnasse veramente come che si voga, anche perché avere un figlio che voga ben fa sempre piacere.
Allora se va qua dentro, va altro dopo. Ciao, se l'angia. Vuoi combattere qua, barca mia, che io. Thank you.